Siamo con Damir Janigro, tra pochissimo nuovamente i solisti di Zagabria che saranno qui a Sepino in Molise con Oliver Herbert e soprattutto lo strumento di suo padre. Partiamo proprio da questo strumento perché l'abbiamo incontrato in questi giorni, ma dello strumento ne abbiamo parlato ma non in maniera così magari interessante e dettagliata di come possiamo parlarne. Questo strumento che adesso in mano ha un fenomeno, un talento di 26 anni e continua a vivere, continua a arrivare le note. Sì, questo strumento quando mio padre smise di... è uno strumento Guadagnini, fatto nel 1700, e quando mio padre smise di suonare cominciò a darlo agli allievi più meritori e quelli che avevano bisogno di un violoncello. Questa tradizione è finita quando è morto mio padre, perché il violoncello è diventato mio, e ho fatto la stessa cosa. Invece di guardare soltanto i suoi studenti, che oramai sono vecchi e sono molto famosi, non hanno bisogno di una spinta, diciamo, è diventato a disposizione di studenti meritori. E allora io sono andato un po' in giro, a concerti, eccetera, eccetera, per vedere chi se lo merita. E i due criteri sono eccezionale e che ha bisogno di uno strumento. E quindi, dopo essere stato con Umberto Clerici, l'ha suonato anche mia figlia, tra l'altro, è diventato lo strumento di Oliver Herbert, che suonerà stasera. Quindi, un'altra cosa che è molto importante, questa sera Oliver ha deciso di suonare tre pezzi nella prima parte del concerto, che sono pezzi che mio padre tipicamente avrebbe suonato con i solisti di Zagabria. Quindi è proprio una riunione importante. Ed è anche importante dire che questo è il 70° anniversario dei solisti di Zagabria e loro faranno un festival speciale in febbraio dell'anno prossimo. Quindi dal 1954 fino ad oggi abbiamo avuto questa fenomenale orchestra. Ecco, io volevo ricordare due episodi. Quando è stato comprato questo strumento, all'epoca forse diciamo eravamo in una situazione, anche qua diciamo c'è un po', non dico una favola, ma un episodio quasi rocambolesco per comprare questo strumento, o mi sbaglio? Sì, questo strumento era proprietà di un violoncellista russo. E quando il violoncellista russo venne a mancare, la moglie cercò di venderlo. Erano i tempi di guerra, per cui ovviamente c'era bisogno di denaro e di liquidità. E questa signora per posta si mise d'accordo con mia nonna Maria, italiana, e mia nonna da Zagabria andò a Bruxelles, dove si incontrò alla stazione con questa signora che non conosceva. E sulla fiducia avevano deciso che mia nonna avrebbe avuto una giacchetta con i soldi cuciti dentro, mentre invece l'altra avrebbe avuto la cassa di violoncello. Si sono bevuti un caffè, mia nonna si è dimenticata la giacca e l'altra si è dimenticata la cassa, per cui mia nonna ha preso la cassa e l'altra si è presa la giacca e non si sono mai più visti. Quindi è veramente rocambolesca come favola. Sì. Ricordiamo che appunto a Zagabria in Croazia ci sono tante anche piccole testimonianze che ricordano Antonio Janigro. In particolare mi ha colpito la foto, diciamo, della casa che è comunque, diciamo, per gli amici croati Antonio Janigro è qualcosa di vivo, di attuale, di estremamente proiettato nel cuore. Sì, è rimasto nel cuore dei croati come la Croazia è rimasta nel cuore di Antonio. E mia mamma era croata, tra l'altro, per cui Neda era nata a Zagabria
Per ricordare Antonio, a Zagabria fanno due concorsi di violoncello, uno per ragazzi e uno per adulti, e ce ne sarà una versione in quest'anno che viene, nel 2024, e i vincitori hanno tutti fatto una carriera incredibile, specialmente quelli per i ragazzi giovani, e hanno avuto molto successo nella vita, e uno in particolare suona stasera qua, si chiama Vid ed è il primo violoncello dell'orchestra, e lui ha vinto 12 anni questo concorso e ha detto che gli ha completamente cambiato la vita. Quindi l'eredità di Antonio continua a esistere e va avanti più forte che mai. Ecco, parliamo un'ultima domanda, grazie per il tempo che ci ha dedicato, del Molise, di questo Molise che in qualche modo, non dico riscopre perché ne era già a conoscenza, ma si riappropria con decisione e consentimento del percorso di Antonio Janigro. Anche una questione di famiglia, perché prima abbiamo visto una bella foto di famiglia, la famiglia Janigro. Quanto è importante per lei che accada questo? Qual è il futuro che si augura per questo, che unisce territorio, origini, rinascita e una proiezione futura? No, è veramente un evento eccezionale. Io sono molto emozionato da tutto questo. Ho conosciuto dei Janigro che non avevo mai conosciuto prima, ho conosciuto dei membri della mia famiglia che non sapevo che esistessero, ho scoperto che ci sono due bambini che hanno il nome Janigro. Mio figlio si è sposato e spero che lì producano degli Janigro al più presto. Quindi è importante, ma è soprattutto importante perché io nel Molise non ero mai venuto, sono venuto soltanto per via del Festival Janigro, e dopo il primo anno che sono stato qua, un anno fa, ho deciso di tornare dall'America perché mi è piaciuto tantissimo e voglio in qualche modo collaborare con queste persone. Ed è un festival che ha avuto un grosso successo, oggi verrà filmato dalla televisione croata, e il successo è al di là delle aspettative, diciamo.